Oggi dall'autodromo di Varano prende il via la 34esima edizione del Moto Estate. È una data importante, quella della Festa della Liberazione, che oggi si tinge dei variopinti colori delle carene delle moto, che tornano a rombare in quella che è stata ed è storicamente la casa del Moto Estate, l'autodromo dedicato a Riccardo Paletti. Si corre su una pista molto tecnica da 2350 metri con ben 14 curve, di cui 6 a destra e 8 a sinistra. Abbiamo un paddock da ben 14.000 metri quadri, completamente riempito dai piloti e da tutti coloro che li accompagnano, che hanno dato un grande, grandissimo spettacolo. A questo punto non resta che sentire i motori e il rombo delle moto. Forza ragazzi, diamo gas! Claudio Acornero, la parola giusta è simpatia, un mare di simpatia. Lui ha avuto dei problemi la scorsa stagione, facciamoci dire da lui come li ha risolti e come vuole affrontare questo nuovo round di campionato. Purtroppo il 2020 è stata una stagione che mi ha visto in una caduta brutta, rovinosa a Misano, nel Curvone, in una giornata di prove libere per quella che doveva essere la stagione della Coppa Italia. Portiamo i segni ancora della caduta, ma quest'anno ci siamo rimessi in pista, moto nuova, progetto nuovo, corriamo con Yamaha e con Top Team che ci dà tutto il supporto tecnico per affrontare questa stagione. RBF Cup e cercheremo di dare il massimo. Hai detto tutto, ti ritroviamo in griglia di partenza. Grazie. Sempre full gas e ciao a tutti, viva le nostre moto, ciao ragazzi. Dico, fammela quando poi arrivo dalla gara. Quale gara? Di domani. Chi vincerà, dove vincerai, cosa farai durante la gara? Spero intanto di partire e di arrivare, okay. Fare 10 giri. Quindi darai il 100%. Per forza, sì. Grande ecco. Simona. Ti ritroviamo in griglia di partenza. Grazie. Vi aspetto. Ciao. Siamo qui con Nicola Colombari. Nicola, come pensi andrà la gara? Molta tensione, è la prima gara con le moto grandi, quindi vediamo di divertirci. Bentornati dal circuito di Varano e Riccardo Paletti, qui al mio fianco sempre Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno. Ci appropinquiamo a vivere la RBF, una nuova categoria con la bandiera rossa che si sposta. Speriamo di non vedere alcun disastro, danno, si accendono le luci, si spengono, via, occhio! Una caduta, Andrea, attenzione, speriamo nulla di grave. Volevo dare una griglia di partenza con Rocchio Piano Lucini in prima fila, ma mi sembra che sia stata Simona Castelli, spero nulla di grave. Girano i ragazzi, tanto evidentemente ci saranno bandiera gialla per quello che è successo dietro. Speriamo nulla di grave, che arrivino delle qualcosa che possa... E infatti proprio Simona Castelli, partita un po' dopo, impennata, ha perso la moto. Sì, si è capottata da fermo. E quindi addirittura bandiera rossa. Si riparte evidentemente, Andrea. Nulla di grave adesso, evidentemente. Poi la ragazza non ha riportato traumi e tutto bene quel che finisce bene. Andiamo a questo punto a ridare una sorta, vedi un po' di apprensione tra i piloti, sono tantissimi. È Fulvio Lanza, l'organizzatore, che tra l'altro si era permesso il lusso anche di girare durante le qualifiche. Andiamo un po' a rivedere, eccola qui la ripartenza, il restart, bandiera rossa, via, si riparte molto tranquilli, molto più tranquilli. Pole position di Francesco Rocchio Piano, secondo, terzo Lucini, poi Lifrieri, Bernocco, Colombari, Acornero, Borgonovo, Facciani, Favaro, Mura, Brancato, Dos Santos, Zacchettin, D'Aquila, la Rosa Ambrosini, Lanza appunto che non è partito perché era in cabina di commento con me live, Chierici, Borrelli, Liuni, Tua, Chiereghin, Pappalardo, Spitale, Spallone, Morrone, Simonelli, appunto Simona Castelli che non si è fatta nulla per fortuna, Startari, Nicola Colombari, on board con lui, Andre, c'è qualche pilota che è un esperto come Francesco Rocchio.
Assolutamente, che saluto vivamente. E tra l'altro Francesco è anche appena rientrato, diciamo, da un infortunio tipo settimana scorsa, che si era rotto una costola con la moto da cross. Si trova già qua a correre. Come quindi. Siete pazzi voi, non c'è pazzo nessuno. È vero. Mauro Piano si trova davanti, Andre. Ho visto la sua moto, qui siamo on board con Cristian Spallone. Ricordiamo, RBF è una novità, una new entry nel moto estate. Questa è una cosa importante perché vuol dire che c'è seguito, vuol dire che ci sono anche nuovi piloti che si affacciano a questa esperienza. Sì, diciamo che da quello che sto vedendo e che sto cercando di capire anch'io in questo weekend, è una categoria dove cercano di approdare gli amatori, quindi una categoria assolutamente aperta un po' a chi arriva dai pareggiamenti, dalle prove libere, e si appropinqua a fare una prima gara, ecco, quindi è bello vedere. È bello! Mamado Santos incrocia con Mura, con alle spalle Colombari che lo sorpassa. Gran sorpasso da parte di Nicola Colombari, che si mette alle spalle di Mura e proverà a scavalcare anche lui dopo aver scavalcato Dos Santos. Non ci riesce. Piano Rocchio da intanto di fronte e davanti cercano di imporre il loro ritmo. Lifrieri terzo, quarto Bernocco e poi a Cornero. C'è gara però, Andre. Sì, assolutamente. Cioè, non è detto che essendo poi degli amatori, tra l'altro davanti Piano e Rocchio mi sembra che non lo siano degli amatori. Sì, e comunque tu dici c'è gara, nel senso che sono lì a sportellarsi comunque. Sportellarsi, ripetiamo, e poi soprattutto la cosa bella di vedere dei piloti che si affacciano a delle categorie all'interno di circuiti così gloriosi come quello di Varano, mentre scorre intanto con gli occhi Andrea Tommio guardando alla ricerca di capire se conosce qualche altro pilota. Ti dicevo, tu conosci giustamente Rocchio, mi hai detto, sì, Andre? Sì, sto guardando un po' di altri nomi, ma ti direi che non conosco nessuno, forse. Che conosce solo Rocchio, tra l'altro Piano Rocchio, Lifrieri Bernocco, a Cornero Borgonovo, Mura, Colombari, Zanchettin, Dos Santos, lo ribadivamo prima, abbiamo visto un doppio sorpasso, Facciani, ancora Colombari, passa su Mura! In rettilineo, gran sorpasso da parte di Colombari, che sta imprimendo un buonissimo ritmo in questo via di gara. Assolutamente sì, adesso non abbiamo al volo il riscontro cronometrico, ma vediamo un pochettino di fare un po' di sintesi, quindi in quello che è stato la qualifica, ed partivano con il tempo di 1 minuto e 13 e 0.06 appunto Francesco Rocchio. 1.13 sì, 4 Piano, quindi non erano così lontani, tra l'altro. No, erano anche abbastanza vicini. Sì. Diciamo che la prima fila tutta in 13, poi la seconda in 14 e poi via. Mi ha sostituito il buon Andrea Tommio, bravo Andrea Tommio, che mi vuole fare le scarpe, ragazzi. Non è vero, sto scherzando. Rocchio intanto su Piano. Piano, Rocchio su Piano, il sorpasso davanti. Il giaguaro nero lo chiamiamo, ho deciso, lo voglio chiamare il giaguaro nero, Rocchio, esatto. Perché è un tuo amico. Esatto, sì. E certo che ci conosciamo molto. Tommy li conosce tutti, mi ha messo qui a fianco e li conosce tutti, Tommy, questa è la realtà. Alla tuta, Rocchio, alla tuta del pomeriggio, perché sai perché la chiama la tuta del pomeriggio? Perché lui la mattina gira con una tuta che è stretta. Quando mangia, dopo pausa pranzo, deve mettere quella più grande, che è questa nera. No, però è la tuta del pomeriggio. Ah, perché il nero sfina. Super giaguaro nero. Francesco Rocchio davanti a Mauro Piano. Lifrieri Bernocco si stanno accodando dietro una bella cozzaglia a Cornero Borgonovo Colombari. Attenzione alla gara di Colombari, Andre, perché sta rimontando clamorosamente. O meglio, caduta da parte del numero 70, se non ho visto male. Vediamo se non ho visto male o se la mia vista, io sono quattro occhi, quindi forse mi ha ingannato la vista. Non vedo nessun 70, non so se sia qualcuno, spero gli portate nulla di grave. Però sembrava di no, secondo me era solo, esatto, un po' sconsolato. Esatto, anche perché poi è stato accompagnato sulla ghiaia ed è difficile ripartire, Andre. 9 giri, lo ricordiamo, per via della caduta di Simona Castelli. Ci sono arrivate rassicurazioni, tra senso non si è fatta nulla di male, per fortuna. La cosa importante è sempre la salute, lo sai tu, caro mio Andrea Tommio, che sei volato nella tua gara. Volato nel senso che non ho chiuso il giro, sì, sono andato un po' lungo. È andato un po' lungo. Però Andre, guarda, io vi posso garantire, ragazzi, ho potuto commentare in presa diretta la gara insieme al buon Fulvio Lanza. Ragazzi, tremava
tremava perché diceva non voglio che si faccia male nessuno, li conosco tutti quanti, però è stato un gran bello spettacolo e lo è ancora, soprattutto per noi che lo stiamo commentando live con Colombari che cerca di avvicinarsi a Borgonovo, a Cornero. Mamma mia, come si accoda, gli ballonzola la Borgonovo con la sua moto dietro. Beh, poi sai, probabilmente la butto lì, sono anche piloti, buona parte di tutti questi piloti che non hanno magari un team dietro che gli fa uno sviluppo, un setup alle moto, quindi magari si fanno la moto da solo, esatto. Quindi. Intanto vediamo spallone spitale, lo dicevamo anche in precedenza con Andrea, sempre bella la lotta anche nelle spalle, nelle retrovie per vedere come si accomodano, come si districano i ragazzi. Intanto ancora con Nicola Colombari, live, che sta provando a mettere lì alle spalle al muro. Mura ce l'ha dietro, spalle al muro, sta provando con Borgonovo e non ci riesce Andre. Quinto giro tra un po', Rocchio e Piano lo ultimeranno entrando nel sesto. Intanto andiamo a rivedere con qualche slow motion qualcuno dei piloti che sta gareggiando all'interno della gara. Questo è proprio, penso, chi è? Ma non è. Buonanotte, non troviamo neanche il numero. Non è 97, Andre, è 971, è Colombari. È uno spettacolo commentare con Tomio. 97 non lo trovavamo, diciamo, anche ce lo siamo persi. E invece 971 è proprio Nicola Colombari. Qui siamo con Spallone, che ha le spalle a Spitale per la 20ª, 21ª posizione, con Tua che sta risalendo. Tanti slow motion, bella, è una bella iniziativa anche questa, oggettivamente, quella di far rientrare anche in pista anche piloti che evidentemente hanno una chance, hanno una prima chance di poter farsi vedere anche al circuito e potrebbero provare a farlo. Eh beh sì, penso che l'intento appunto sia proprio questo, di avvicinare un po' appunto persone che facciano pareggiamenti o piuttosto che prove libere, provare a fare una gara vera. Intanto Rocchio ha dato Rocchio ha dato allungato tantissimo. Piano è stato ma penso che Rocchio Piano abbia alle spalle, si sia messo due piloti, o è stato preso clamorosamente da Lifrieri e Bernocco, oppure erano dei doppiati, perché sennò Piano è crollato come grip e performance in maniera incredibile. Sì, adesso se esatto, sì. Adesso potrebbe anche essere Rocchio ormai ha dato la paga a tutti quanti loro dietro e se li è messi alle spalle. Se Piano è stato ripreso da Lifrieri e Bernocco, allora attenzione perché c'è gara per la seconda piazza. Esatto. Quindi da quello che mi sembra, Colombari è lì che se la sta giocando con Borgonovo, ma non riesce a passarlo. Bellissima anche questa sfida. Sì, assolutamente. Comunque a me non sembravano. Hai ragione, sai che forse sono Lifrieri e Bernocco che sono rientrati. Vuol dire che Piano, noi stiamo facendo prima una comparazione quanto stessero corre, mamma mia quanto sono vicini, sono tutti vicinissimi, e tra poco potremo vedere una lotta serragliata per la seconda piazza, mentre Rocchio alza il gas, se ne va. Qui siamo con Spallone che sta provando a rientrare un dritto intanto, e quindi Spallone guadagna una piazza in maniera anche abbastanza semplice ed agevole, mentre ha una pista importante davanti e può provare in qualche maniera a fare il suo ritmo. Assolutamente sì, si vedono. Rocchio ha chiuso il sesto giro e stiamo entrando nel settimo. Sì, poi stavo facendo una considerazione personale, che si vede invece il Race Attack che fanno 8 giri e invece qua già sono 10 giri, che non sono pochissimi per chi sta facendo un esordio. Comunque 10 giri iniziano a essere abbastanza impegnativi. Sì, anche perché la giornata era calda. Qui abbiamo corso alle 14.30, che nel momento prossimo faceva più caldo. Esatto, quindi ecco, potrebbe essere nel futuro forse un po' più... Caduta! Non lo so, adesso vediamo se riusciamo a capire, alzando la moto con il numero, riusciamo a destreggiarci. Peccato perché questo è Cristian Spallone, 19esimo, l'avevamo visto prima che stava rientrando ed è riuscito a scavalcare. Tua ad esempio in prossimità prima di un dritto da parte del diretto concorrente, mentre il settimo giro probabilmente Rocchio lo sta quasi per ultimare. Qui c'è bandiera blu, eccole qua i primi doppiaggi, e infatti siamo all'ultimo giro
con Rocchio davanti, Lifrieri che ha scavalcato piano, eccoli qua, Bernocco, Colombari che si trova ancora alle spalle di Borgonovo, prova a scavalcarlo, io non so se ce la faccia a scavalcarlo, veramente, ma stiamo vedendo una sfida nella sfida bellissima tra i due che stanno provando a scavalcarsi sin dalle prime battute. Ultimo giro, io penso che lì fosse segnato 9 giri, Andre, ma loro hanno percorso un giro aspettando per la caduta della ragazza di Simona Castelli, allora hanno diminuito ancora, quindi in realtà fossero 8, hanno fatto un giro e poi hanno fatto una ripartenza, quindi fossero 8 i giri. A questo punto aspettiamo di vedere quella che è la posizione finale, con Rocchio che ormai mi sembra che abbia praticamente quasi vinto la gara, Lifrieri alle spalle, Andre, Piano che potrebbe chiudere in terza e Bernocco che potrebbe accontentarsi della quarta. Eccolo qua il tuo compagno. Sì, ormai diciamo che alle battute finali gli mancano due curve e dovrebbe aver vinto lui la gara senza grossi problemi. Rimane ancora abbastanza aperta la lotta, appunto come dicevi, per la seconda e terza posizione. Eccolo lì, vince Rocchio Francesco. Secondo dovrebbe esserci Lifrieri, sì, chiude secondo Lifrieri, terzo Piano, quarto Bernocco e poi via via tutti gli altri piloti con Accornero, Borgonovo, Colombari che alla fine si accodano in quella maniera. Colombari alla fine non ce l'ha fatta a scavalcarlo. Borgonovo, Facciani, Favaro, Mura, andiamo qui live con lo stesso Colombari. Mamma mia, che incroci di traiettorie. Io penso che sia finita la gara, perché vedo che comunque continuano a correre in maniera abbastanza sprezzante. Ora, non vorrei che ci sia stato un errore e che stiano in realtà ancora correndo. Stiamo cercando di capirlo anche con Andrea Tomio. Ad ogni modo, Rocchio la gara ha vinta, la vince, la vincerà, o comunque quello che è. Lifrieri secondo, terzo Piano, Bernocco alla fine da quarto è rimasto quarto a Accornero. Questo è l'ultimo giro. Questi stanno andando. E allora però qui Colombari è stato scavalcato da qualcuno. Ma l'hanno scavalcato, o l'hanno scavalcato in tanti, o è finita la gara e non ce ne siamo accorti, o ci sono i doppiati. Adesso eccola lì. La gara. Finisce adesso la gara con Rocchio che vince. La bandiera a scacchi arriva. Lifrieri secondo, terzo Piano. Questa volta è davvero finita così. Rocchio, Lifrieri, Piano, Bernocco, Accornero, Borgonovo, Facciani e sai che prima forse era Colombari che ha fatto un dritto? Perché l'ho visto che prima era incollato ad Accornero, adesso lo troviamo ottavo. Favaro, Dos Santos, Mura, Brancato, D'Aquila, La Rosa, Ambrosini, Liuni, Pappalardo, Cereghin, Andre. È stata una gara difficile a un certo punto a commentarla. Esatto. C'è stata un po' una confusione. Rocchio ha vinto. Sì, un po' di misunderstanding in generale. Però dai, alla Lifrieri fine. Secondo. Siamo d'accordo che Rocchio ha vinto. Sì, Rocchio ha vinto. Lifrieri e Piano. E Piano. Questi sono i primi tre classificati. E Accornero quinto. A fine gara con Claudio Accornero, com'è andata Claudio? È stata emozionante, ero molto nervoso a seguito della tensione eccetera eccetera. Poi alla seconda abbiamo fatto purtroppo una ripartenza che non ha fatto altro che aumentare il pathos della cosa, però è finita, credo anche di essere arrivato abbastanza bene, adesso guarderò poi lo stampato e mi sono divertito un sacco. Bellissima l'emozione di tornare in gara e di nuovo di riprendere a correre con le corse vere. Grande, ti aspettiamo alla prossima. Grazie, ciao ragazzi, Claudio. Grazie a tutti. Grazie a te. Ciao. A fine gara con Nicola Colombari, com'è andata Nicola? Prima gara, tensione molto alta, ci siamo divertiti, abbiamo fatto bene. Io e tutti i ragazzi che mi seguono ci siamo divertiti come dei matti. Non siamo andati malissimo, adesso non lo so perché fra le moto 600 e le 1000 di qua e là non si capisce niente, però non, diciamo che non eravamo lontanissimi, insomma. Dai, tutto sommato 49 anni, il nonnetto. Bravissimo e spontaneo in tutto, grazie. Grazie a voi. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.